Bentornati ragazzi, qua sui due terzi. Oggi siamo su Battlefield 1, siamo tornati nella campagna. Non vedevo l'ora di registrare questo secondo episodio della campagna perché sono davvero fantastici. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto Sangue e Fango. Adesso Tempesta d'Acciaio, no, dovrebbe essere il primo coso. Dobbiamo fare Amici nelle Alte Sfere. Prima di Quindi arrivare immagino nella che si cabina guiderà di sistemazione, l'aereo e io faccio volano alto, schifo a guidare l'aereo. seguendo sì. Voglio fare una cosa intelligente, guidare con il controller invece di giocare con mouse e tastiera, perché ovviamente giocare con mouse e tastiera è fantastico, però guidare non lo è. E quindi, Madonna, dai, però si frena. E quindi penso che ora proverò a utilizzare il joystick. Ora, aspettate, leviamoci da qua. Proviamo a guidare col joystick, dai. Mi sono allenato su GTA a giocare così. Ai. Comunque, ambientazioni fantastiche, come avevamo già detto nel primo episodio della campagna, ambientazioni fantastiche. E quanti se ne hanno? Bello, l'ho mancato con tutti. Dai, dai, spara, spara, spara. Ce l'ho fatta appena. Non è facile, anche perché, non volendo spostare il mouse e la tastiera, sto giocando storto. Bello, i tedeschi sono arrivati, dobbiamo abbatterli. Precisione davvero fantastica. Madonna, quello mi ha schivato. Infatti ora ce l'ho di coda. Ma guardate qua. Ma quello finisce. Oh. Ah. Cos'era il motore? Forse l'abbiamo mandato un po' troppo su di giri. Cerca di riparare quello che puoi. Un secondo, adesso lo riparo. Si deve guidare in maniera spericolata in questi casi, sperando che loro vadano contro la montagna. Sì! Quello che volevo fare! Esattamente quello che volevo fare. Loro hanno degli aerei molto meno robusti del nostro, quindi tanto vale andargli addosso, no? È partita la parte scriptata. Ups, ups, ok. E ora dobbiamo solo abbattere questi cosi. Difficoltà massima a guidare sti cosi. Sì, che gli siano di coda. È andato. Oh! Ah, ecco cosa dobbiamo fare noi. Yes. Madonna, madonna! Impossibile! Difficilissimo guidare sto coso. Guardate quanti sono! Quanti sono! E che palle. Sì, sono arrivati i prossimi bombardieri. Dai, 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 dai. Sì! No! Un alleato! Un alleato! Un alleato ci ha uccisi! Sì! No! A quanto pare il nostro copilota non ce l'ha fatta, però noi siamo ancora vivi. Individuazione come Assassin's Creed. Prendiamo la pala, ovviamente. Ecco, infatti, non lo sapevo. E lo uccideremo con la pala. Abbassati cosa? Cosa serve abbassarsi? Ciao! Gli ho fatto vedere la pala, è morto! Vabbè, a sto punto io lo prenderei perché tanto abbiamo finito le munizioni di quello là. Guardate! Guardate com'è bello appostato! Pronto a sparare al primo che vede. Madonna. Ma rompere, stai zitto. Ma allarmi non ce ne sono più. Cassa di armi però, sì. È d'assalto. Ah no, quello là è proprio andato a farsi un giro, ok. Ok, a quanto pare il nostro amico in realtà era vivo. Era sopravvissuto all'incidente. Ora lo stiamo trasportando sulle spalle a casa.
Certo che se noi, che possiamo essere scambiati per i tedeschi, riusciamo a passare così incolumi, anche i tedeschi lo possono fare. Ciao. Ce l'ho fatta. Oh, un'altra bella partita, però stavolta al tramonto. È bellissimo davvero, guardate che ambientazioni, sopra le nuvole, sopra una città distrutta. Incidente! Beh, i bombardieri penso che dal momento che vanno dritti si debbano utilizzare i razzi. Sia molto più facile. Oddio, se sparo? Bellissimo, sono sopra al bombardiere. Non riuscivo più a parlare perché ero troppo emozionato. Ah! No, non ci credo. Mentre andava giù mi ha preso. Sì. Ok, ok. Va tutto bene, va tutto bene. Signori, due behemoth? Sono due. Aia! Un mio compagno mi è venuto addosso, ma vi pare. Mi riparo mentre faccio un giretto. Ta 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 ta! Gli sparo da sotto! Così si fa! Bellissimo! Bellissimo, mi sto divertendo da matti. Oh! Quello ci ha schivati! Sto derapando con un aereo, non ci credo, ok. Che cosa sta succedendo? Molto bene. Il dirigibile che stava cadendo ci ha sparato e siamo caduti su di lui. Oh, armi, armi, armi. Bella, MP18 trincea. Non la mia preferita, ma molto meglio di niente. Doppia qua. Sì! Non è affatto facile, lo giuro. Ma quest'arma qua! Madonna, guardate! Guardate quel dirigibile lì quanta vita perde! Potentissima! Aia! Questo si è ripreso! Voglio sparare io, voglio sparargli io! Ma come? Ce n'è un altro? È sbucato al nulla. Oh, madonna, è esploso. Oh, sì, signori. Davvero bellissimo. Io mi sembra di non averlo detto nello scorso video, ve lo dico adesso. Per favore, se giocate alla campagna di questo gioco, guardatevi tutto. I video che ci sono, sono video di 45 secondi, un minuto, ma sono davvero spesi benissimo, sono fatti benissimo, vi raccontano la storia e vi lasciano pensare, sono davvero fantastici i video che creano, sono davvero fantastici, sono fatti benissimo, la campagna mi piace sempre di più, non vedo l'ora di rifarla perché la prossima sarà Avanti Savoia, in Italia. Bene, 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 noi ci salutiamo. Mamma mia che bella sta campagna, guardatevi i video, davvero sono bellissimi. Ci vediamo la prossima volta, sempre qua, sui Due Terzi. Ciao ragazzi!